Allora, salve ragazzi, benvenuti ad un altro video. Mi trovo da povero Enzo. In descrizione vi lascio il video che ho fatto, se non sbaglio, 4 anni fa, nel 2018. Comunque, questo è il benvenuto, oltre allo spumantino. Allora lo proviamo, sto benvenuto. Parlo zitto zitto, è un ambiente riservato. Comunque, provo questo benvenuto, che c'è un aspetto number one, come al solito, povero Enzo. Anche l'occhio vuole la sua parte, è importantissimo. Veramente buono. Stasera mi diverto. Che ragazzi, è arrivata la ribollita. Io ho cambiato anche di posto perché non posso riprendere tutto. Comunque è arrivata la ribollita toscana, ragazzi. Non mangio questa, la famosa ribollita del 2012, 2013. Comunque è da provare. Ma tanto lo sapete che qua si mangia bene, l'ho già detto. Ho fatto questo video più che altro per vedere la differenza dopo 4 anni. Sono sicuro che è migliorato, ma anche a livello di prezzo, per vedere la differenza di prezzo e cosa è cambiato con questa inflazione. Oh, number one, come sempre. Ragazzi, è arrivato il tagliolino e il risotto, quindi abbiamo a che fare qui con un tagliolino al tartufo bianco. Guardate che spettacolo, ragazzi, con i fiori. Però vi faccio vedere anche il risotto. Questo invece è al tartufo nero, con una fonduta di parmigiano stagionato a 24 mesi. Spettacolo, ragazzi. Ora proviamo sto tagliolino, però. Provo questo e provo anche quello poi. Strepitoso. Ora provo pure il. Comunque sarà un conto per due, mi ero scordato. Provo anche il risotto. Oh my god. Grazie. Veramente tutto delizioso e tutto perfetto, ragazzi. Ora lo prova anche chi è con me, sta provando il tagliolino. Servizio numero uno. Vabbè, siamo in un posto dove ti servono anche il vino. Io la bottiglia non l'ho toccata proprio. Ah, non vi ho fatto vedere il vino. Ve lo faccio vedere che è qua. Siamo sempre in Calabria, ragazzi, i monaci. Comunque, io continuo a mangiare. La situazione è seria qui, ragazzi, che abbiamo di fronte una fiorentina di scottona,
frullata a 40 giorni. 40. Situazioni drammatiche. Anche adesso sto aspettando la cicoria, che sarebbe come contorno, anche se c'è il contorno già di sopra. Ci sono delle patate bacchiuse. Comunque, anche i fiori qui, guardate, aspettate. Allora, mi sono tagliato la carne. Non so se potete vedere il grasso qui. Carne si è tagliata come un burro. Nemmeno ci ho appoggiato il coltello. Zoom. Poi cotta. Cosa brace. Quindi non è griglia. No griglia. Mamma mia. Io spero di prendere un chilo almeno stasera. Perché nell'ultimo anno ho perso più di 10 kg, ragazzi. E non riesco a metterne nemmeno 100 grammi, anche mangiando. Stasera, se non prendo un chilo stasera, meglio che mi devo far vedere da un dottore. Comunque, ragazzi, noi continuiamo a mangiare. Dopo questo non ci sarà più niente, almeno per quanto riguarda il cibo. Non so qualche dessert, chi è con me, io no. No, saluto. Ragazzi, appunto, non abbiamo preso dolcino, però ci è scappato sempre il cantuccio. Rummettino, che è un rummettino che non mi ricordo il nome, ma non è dei rummi che di solito consumo, che di solito bevo. Quindi è diverso. Già dal colore, dall'odore. Siamo a livello di qualcosina in più del pampero. Mi piace il colore, quello più scuro, quindi parlo almeno di un zacapa, io sono abituato a robe più costose, più. Questo lo vedo più di bassa qualità, io dico la mia. Comunque, cantucci, rumettino, e fra poco vi farò vedere il conto. Che ragazzi, dalla parte che sta aspettando tutto, lo so già, non me lo dite perché lo so, è la parte più importante. Anzi, cambiamo inquadratore così faccio vedere anche la griglia che si sta spegnendo, che come al solito siamo stati i primi a entrare e gli ultimi a uscire. Fra vino, rum e tutto il cibo che ci siamo buttati. Ancora vi faccio vedere quanto abbiamo pagato in due. Una bottiglia di vino, già ve lo dico. Due rumettini nel finale con i cantucci. E ora vi dico il. Allora, coperto 4 euro in due. Acqua minerale 4 euro. Il vino dei monaci 23 euro. Primo del giorno 16 euro. Poi c'è il riso della piana di Sibari, quello con il tartufo nero, altri 15 euro. Poi c'è un altro primo del giorno, penso sia la ribollita questa. Sì. Giusto? Sì. Infatti mi sta dicendo che è giusto. Meno male che c'è lui, sennò mi ero perso nello scontrino. 22 euro la ribollita per due, cioè per uno era, divisa in due, sennò costava 50 euro. No, 22 è il tartaglio. Ah, 22 il tagliolino. Il tagliolino al tartufo bianco. Lo vedi, se non c'era lui ero sempre rovinato. Quindi il tagliolino viene 22 euro e la ribollita viene quindi
viene 16 euro. Poi c'è la Fiorentina, quella, quella carne che era fantastica, frollata a 40 giorni, qualcosa di straordinario, quella 65 euro. Poi la cicoria saltata, altri 5 euro. Il rum agricolo si chiama, che non sapevo che era, 14 euro in due. I cantucci altri 4,50 euro, ci ha fatto 2,50 euro di sconto, 170 euro in due. Ragazzi, commentate qui sotto, a me fa piacere sapere quello che pensate, quello che i vostri commenti, i vostri giudizi. Io faccio questo video per farvi vedere a voi più che altro come si mangia, come si paga, come è il servizio. Sono stato benissimo qui stasera, servizio non c'è niente, cioè ti versano anche l'acqua, non c'è niente da dire, il servizio è eccellente. Comunque, a voi i commenti. Comunque, grazie di tutto, non vi scordate di iscrivervi sempre al canale, di cliccare la campanellina, così siete sempre aggiornati sui miei nuovi video e su tutti i nuovi short che metto, soprattutto perché ne sto pubblicando tanti ultimamente, visto che vado sempre in giro, a volte mi scoccio a fare dei video, perché se quando faccio un video, tipo stasera, mi sono rovinato la serata, ho dovuto concentrare tutta la serata sul video. Quindi a volte evito di far video proprio per questo. Comunque seguitemi sempre perché ci saranno sempre nuovi video e nuovi shorts. Alla prossima ragazzi, grazie di tutto.